Bene, allora riprendiamo i nostri lavori relativi a questa 28ª giornata di studio, affrontando quindi, come accennavamo all'inizio, l'epanto dopo, o dopo l'epanto se preferite, con l'intervento del dottor Federico Moro, che è, come accennavo prima, veneziano di Piazza San Marco. Di formazione classica e storica, si occupa di letteratura, storia e anche teatro. È membro della Società Italiana di Storia Militare e vede quali principali campi del suo interesse la riflessione narrativa, nonché gli aspetti strategici degli eventi storici e delle decisioni politiche. In questo quadro ha sviluppato un nuovo angolo visuale nello studio delle vicende della Repubblica Serenissima. Le stesse vengono infatti inquadrate sotto il profilo strategico e analizzate alla luce delle riflessioni dei maggiori pensatori del passato, da Sun Tzu a Clausewitz. Ha pubblicato numerosi romanzi, racconti e saggi, tra i quali Venezia in guerra, opera quest'ultima che è proprio recentemente giunta alla terza e peraltro ampliata edizione. Dottor Moro, a lei la parola. Grazie a tutti voi, grazie alla Marina che continua a invitarmi, nonostante io sia notoriamente cattivissimo e abbia opinioni quasi mai allineate, il che dimostra che la Marina è decisamente un'arma, una forza armata coraggiosa. Ascoltando chi mi ha preceduto, ho sviluppato l'idea, ma sicuramente mi sto sbagliando, che a Lepanto abbiano vinto i cristiani la Lega Santa. Io vorrei togliervi subito questo pregiudizio. A Lepanto hanno vinto i turchi. Qua ho messo un punto di domanda perché sono un animo gentile. In realtà avremmo dovuto mettere probabilmente sconfitta. Lepanto, o la battaglia di Punta Scrofa o delle Curzolari, perché come detto prima Lepanto è abbastanza distante, Lepanto a proposito adesso si chiama Naupato, beh, è sicuramente la più grande battaglia navale del Rinascimento. Le cifre le abbiamo un po' viste prima, ci sarebbe da osservare che c'è qualche discrepanza tra i morti cristiani e quelli ottomani. Dico ottomani e non turchi, perché in realtà gli equipaggi ottomani erano per una buonissima parte formati non tanto da cristiani rinnegati come Ulugh Ali o Avuc Ali, come se lo si voglia chiamare, che era calabrese, si chiamava Giovanni Dionigi, ma proprio formati da greci cristiani. Questo dei rapporti tra veneziani e greci è uno degli aspetti più mistificati, diciamo, della storia veneziana. Beh, insomma, 8.000 morti circa la Lega Santa, 30.000 morti ottomani. Salta subito agli occhi una discrepanza formidabile. Come mai? Visto che è stata una mischia furibonda, un corpo a corpo, insomma nel corpo a corpo non è che si possa esprimere la superiorità tecnologica, un combattimento a distanza è abbastanza naturale avere una forte discrepanza di caduti. Invece in un furibondo corpo a corpo fatto con asce, rampini d'arrembaggio e scannamenti piuttosto brutali sui ponti delle galee, questo si spiega poco. Si spiega però alla luce dei rapporti veneziani dalla battaglia di Lepanto. Prima l'ammiraglio Ferrante ha detto a Lepanto, ha citato a Lepanto, Pietale è morta. I veneziani hanno scritto, sempre molto efficaci, e dei prigionieri che avevamo fatto beccaria. Il che non è molto bello, anche se indubbiamente dall'altra parte non ci andavano leggeri neppure loro. Cosa succede dopo la battaglia? Alle ore 19 di domenica 7 ottobre 1571 la flotta della Lega Santa rientra all'ancoraggio nell'isola di Petala, che è vicino all'isola di Oxia. È stato citato Mahan, io lo citerò spesso in questo mio intervento. E Mahan cosa dice? Un nemico battuto in fuga deve essere inseguito, aggiunge con ardore, curando l'ordine quanto è necessario per impedire che le navi che danno la caccia perdano l'appoggio reciproco. Il nemico deve essere inseguito, la flotta della Lega Santa non lo fa. Abbiamo visto che le 25 galee agli ordini di Ulugh Ali si dileguano tranquillamente. Mahan cita anche quello che è uno dei più grandi comandanti
navali di ogni tempo, e cioè Orazio Nelson, il quale in un'occasione ha scritto: se avessimo preso 10 delle 11 navi del nemico e avessimo lasciato fuggire l'undicesima quando potevamo prenderla, non potrei mai dire che quella sia stata una buona giornata. Quindi l'inseguimento al fine dell'annientamento del nemico viene ritenuto assolutamente fondamentale. La flotta cristiana questo non lo farà. Però si parla di Lepanto come vittoria. Ma cosa intendiamo esattamente con la parola vittoria? Von Clausewitz dice: la vittoria non sta semplicemente nella conquista del campo di battaglia, cosa che a Lepanto avviene, ma nella distruzione materiale e morale della forza armata nemica. Beh, a Lepanto in parte avviene, perché della flotta turca non resta, ottomana anzi, mi correggo, non resta praticamente nulla. Un altro pensatore che io amo molto, l'inglese Liddell Hart, in Parida o il futuro della guerra, dice: l'obiettivo nazionale permanente è garantire un'esistenza dignitosa, prospera e sicura. Cioè la vittoria è questo. Esistono anche altri punti di vista sul concetto di vittoria. Edward Luttwak, che voi avete avuto ospite svariate volte, se non sbaglio, dice: per i romani, come per noi, la difficile meta dell'arte strategica era di dare sicurezza alla società senza pregiudicare la vitalità delle sue basi economiche. Sun Tzu, cinese, è piuttosto brutale: sottomettere l'avversario. Avviene tutto questo a Lepanto? Il concetto di vittoria, quindi, non è assolutamente limitabile al campo militare. E questo per dei motivi piuttosto banali. Corbett, autore inglese, che a me piace molto, dice, che poi è un'opinione largamente condivisa, la guerra è una continuazione della politica. Si combatte sostanzialmente invece di scrivere trattati. E due pensatori cinesi che noi oggi, mentre si sta combattendo la quarta guerra mondiale, dovremmo mandare a memoria, e cioè Qiao Liang e Wang Xiangsu in Guerra senza limiti, un libro che qualche anno fa ha anticipato quello che sta accadendo oggi, dicevano: gli esseri umani useranno qualsiasi mezzo concepibile per conseguire i loro obiettivi. Operazioni di guerra non militari, far crollare le borse, per esempio, amplia la nostra percezione di ciò che esattamente costituisce uno stato di guerra e lo allarga a tutti i campi dell'attività umana. Tutto questo non è che sia una loro invenzione, una loro scoperta di qualche anno fa. In realtà è sempre stato così, e nella storia della Repubblica di Venezia questo principio è stato usato sistematicamente, per esempio nei rapporti con l'impero bizantino. Io mi soffermo un attimo su Guerra senza limiti, perché a volte la nostra percezione di ciò che accade è falsata da alcuni punti di vista pregiudiziali. Allora, c'è stata la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e queste si sono concluse, sono due atti, dicono molti, dell'unica guerra, grande guerra civile europea. La terza guerra mondiale è la cosiddetta guerra fredda, ma la quarta è quella che è in corso oggi. Noi siamo qua però per parlare del 1571, e sempre Liddell Hart cosa dice? Beh, l'uso pratico della storia consiste nel proiettare il film del passato sullo schermo del futuro. Ecco, il senso di studiare la storia, di affrontare gli argomenti storici, di parlare di Lepanto oggi, non è tanto andare a vedere che cosa è successo. Potranno esistere opinioni leggermente diverse su quanti morti ci sono stati, quante galee sono state affondate, quante galee c'erano o non c'erano. Però non è questo l'importante. L'importante è riuscire a capire qual è la lezione di Lepanto e non ricadere, se è possibile, negli stessi errori. Anche perché, come dice von Clausewitz, la guerra è un atto del commercio degli uomini, cioè appartiene alla realtà quotidiana di tutti noi sempre.
E un generale inglese fatto ammiraglio di punto in bianco, Monk, durante la prima guerra anglo-olandese, riportato da Mann, dice: ma che ci importa qual è il motivo della guerra? Noi oggi abbiamo l'ossessione della guerra giusta. La guerra non si fa perché sia giusto o non sia giusto, perché c'è un motivo o non c'è un motivo. Ciò che vogliamo è una maggiore porzione del loro traffico commerciale. Si riferiva agli olandesi, ovviamente. I veneziani hanno fatto esattamente sempre lo stesso. Oggi sta accadendo esattamente la stessa cosa. Non si fa la guerra perché è giusta o perché è ingiusta o perché dobbiamo esportare un modello o vogliamo supportare una filosofia. La ragione è che si vuole una fetta più grande del commercio mondiale. Se noi non abbiamo chiaro questo, non abbiamo chiaro le premesse di ogni guerra e di ogni situazione e ci si candida alla sconfitta. Noi siamo però ovviamente inciso grafico. Le cose spesso non sono come appaiono. Nei libri di storia veneziana si dice sempre che gli stendardi da guerra presentano il leone con la spada e il Vangelo chiuso. Come vedete, questo che è conservato nel Museo Storico Navale ce l'ha aperto. E detto per inciso, la forza del mito è mortale. Non è il Vangelo, il leone non tiene il Vangelo di San Marco tra le zampe. E la famosa frase Pax tibi marce, evangelista meus, non è contenuta come chiunque sia un buon cristiano sa nel Vangelo di Marco, dove questa frase non c'è assolutamente. È quella che pronuncia l'angelo, tra l'altro dalle parti di San Francesco della Vigna, per chi avesse questa curiosità, a San Marco addormentato, quando nella visione di Marco c'è la proiezione del futuro della città, viene l'angelo, lo sveglia dal sonno che è addormentato e gli dice: Pax tibi marce, evangelista meus. Questo per dire come il mito, che poi si consolida, diventa verità. Insomma, appagati dal successo, oppure sfinita da questo, la flotta della Lega Santa raggiunge Petala, cioè 12 miglia a nord-ovest di Punta Scrofa, che abbiamo visto è il luogo reale della battaglia, e 18 est di Itaca. Mann, ma non solo lui, dice che la guerra però non perdona mai né errori, abbiamo visto illustrato dall'ammiraglio Ferrero, i due errori turchi che non hanno consentito loro di vincere la battaglia, ma pure ritardi. Quanto resta della flotta turca ovviamente si disimpegna, cioè si sottrae a quell'annientamento che dovrebbe essere lo scopo di tutte le operazioni. Questa è la carta, la zona delle operazioni. Lepanto in realtà è la città di Naupatto, siamo abbastanza distanti, 34-36 miglia, 2 mi pare abbia detto l'ammiraglio in precedenza, probabilmente la sua misura è più corretta della mia, comunque non cambia granché, e siamo quindi in una posizione assai diversa rispetto a dove il nome collocerebbe la battaglia. Ma soprattutto all'indomani della battaglia, arrivati a Petala, il relatore precedente, l'ammiraglio, lo ha soltanto indicato, in realtà non è che ci sia semplicemente una divergenza di opinioni, c'è un vero e proprio scontro al vertice del comando della Lega Santa. Perché Sebastiano Venier cosa vuole fare? Vuole puntare dritto su Modone. Modone si trova a 104 miglia circa a sud-est di Petala, il che è una distanza rispettabile. Allora, io ho fatto due conti, però su una base molto prudenziale. Credo che anche gli ufficiali di rotta della Marina mi darebbero del prudente. Questa è una distanza che una flotta di galei potrebbe percorrere d'un fiato. Lo fanno anche le mude delle galee da mercato. Spesso vanno direttamente da Corfù, che è molto più a nord, a Modone. Supponiamo comunque che vadano piano, che facciano la sosta notturna, che si fermino quindi a Zante. In 3 giorni, compreso uno di sosta, arrivano a Modone.
Ma perché Venier vuole Modone? Soltanto perché è vittima dei ricordi, Modone e Corone, gli occhi e gli orecchi della Repubblica. Modone è una base avanzata, Venier vuole una base avanzata. E perché Venier vuole una base avanzata? La ragione è, in una frase di Mann, essenziale. Chi controlla le comunicazioni controlla il mondo. E le comunicazioni cosa sono? Una corrente continua di rifornimenti e di rinforzi. Il dominio del mare si traduce nel controllo delle comunicazioni marittime. E l'obiettivo della guerra navale è quello di assicurarsi il dominio del mare e di impedire al nemico di ottenerlo. Naturalmente la condizione normale del mare è quella di non essere dominato. Quindi è un dominio da conquistare. E l'unico valore che ha l'alto mare è come strada di comunicazione. Il mare però è anche una barriera difensiva. Conquistando il dominio del mare si abbatte questa barriera. Aggiungerei due affermazioni di Liddell'Hart. Le navi devono stare in mare. E lo scopo fondamentale di una flotta, ancora una volta, è proteggere le comunicazioni marittime. Le basi servono in quanto rappresentano l'elemento difensivo del potere navale. Se la flotta rappresenta l'elemento offensivo, la base rappresenta il suo momento difensivo. Flotta più basi producono il potere navale. Non si tratta soltanto di ripercorrere una rotta secolare. Quella che Venier suggerisce è la rotta standard da Venezia verso Costantinopoli. Le nude o anche le galee e anche le navi mercantili, le cocche del primo Medioevo, cosa facevano? Venezia Parenzo, Parenzo Zara, Zara Corfù, Corfù Modone. Modone a volte si trasferivano a Corone, che è a 25 miglia a est ma è molto vicino. Normalmente tagliavano a sud del Peloponneso, non si fermavano assolutamente nel Golfo Laconico, là dove Angelo Emo, fermandosi incautamente, verrà spazzato via dal Meltemi, il vento di Ostro, che gli fa perdere tre navi, è il posto sbagliato, girano ancora e arrivano fino a Monemvasia, sulla costa occidentale del Peloponneso. Da lì poi, con ulteriori balzi, puntano verso Costantinopoli, se vanno a Costantinopoli, oppure via Candia, Rodi, Cipro, vanno in Palestina. Non è soltanto questo, anche se è questo. Questa è una rotta, quella da Venezia per il Levante, per esempio fino a Giaffa, che le nude di galee da mercato, con 8-9 scali, fanno in 30 giorni di navigazione e in 40 di viaggio, per coprire circa poco meno di 1600 miglia. Costantinopoli è pure più vicina. Per riappropriarsi di questa rotta, per sfruttare la vittoria, Venier ha bisogno delle basi. Una base però che la flotta conquista, che però si difende da sola e che diventa per questo elemento di forza, perché viene mantenuta con e per la propria flotta, la quale flotta non deve tornarsene a Messina, ma bensì deve stare in mare. A tutto questo serve Modone, per questo la conquista di Modone è così il corollario immediato e necessario della battaglia di Punta Scrofa. Curiosamente poi Venier sembra anticipare di tre secoli Mann quando dice che il potere marittimo si autocostruisce. Sono i rifornimenti marittimi di materie prime a permettere la costruzione della flotta. Primo il professor Barbero ha illustrato con grande efficacia quali siano le difficoltà di armare una flotta. Avere il cantiere è forse una precondizione. Tutto il resto del materiale però deve arrivare da altre parti. E arriva come? Arriva via mare. Abbiamo visto che a Barcellona i remi vengono portati da Napoli via mare. Chi controlla il mare, evidentemente, è in grado di sia costruire la propria forza, sia di ridurre e potentemente la forza avversaria.
A tal punto che un generale di terra che con il mare se la faceva poco, come George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, dice: nessuna forza terrestre può agire in modo decisivo se non è accompagnata da una superiorità marittima. Ed è tanto vero che a un certo punto un pensatore come Corbett dice: ma è ovvio che la nostra forza marittima, l'uso fondamentale che possiamo fare della nostra forza navale, qual è? Quella di agire per ridurre la forza dell'esercito nemico, cioè la forza che le nostre truppe di terra devono affrontare. E il sistema più semplice, più efficace, più immediato è quello di distruggere la flotta avversaria. Le parole di Corbett riferite alla Royal Navy: la nostra vera strategia era quella di assicurarci in modo permanente il dominio del mare con una grande battaglia navale, in definitiva è esattamente quello che si è cercato di fare a Lepanto, distruggere la flotta turca. Sì, ho capito, ma perché? Per ottenere il dominio del mare, cioè ottenere la vittoria decisiva. Però c'è un problema, che queste benedette vittorie, perché siano le vittorie che abbiamo visto all'inizio, devono essere guadagnate attraverso una strategia audace. Non solo, la strategia audace aumenta i rischi, ma chi non prende rischi non prende niente. Mann aggiunge che occorre avere degli obiettivi. Il comandante Flamini, nella prefazione al libro di Mann, dice, usa un'espressione ancora più simpatica: prima di salpare bisognerebbe sapere dove andare. Modone per Venezia è quindi il primo passo, ed è pure il passo giusto. Da Modone a Corone, come visto, sono 25 miglia, da qui all'isola di Cerigo sono altri 60, e quindi 40 miglia fino a Monemvasia sulla costa orientale del Peloponneso. In totale sono 3 giorni di navigazione. Ma non è tutto. Nauplia, Napoli di Romania, in fondo al Golfo Argolide, dista 60 miglia da Monemvasia, un giorno di navigazione o poco più. E dopo? Beh, una volta arrivati a Nauplia, la flotta può raggiungere l'isola di Idra. E da lì, si aprono molti scenari interessanti. Perché l'isola di Idra si trova in un punto per cui il Pireo, e quindi Atene e l'Attica, è appena a 45 miglia, ma soprattutto perfino Morosini trascorrerà a lungo Atene e l'Attica, perché strategicamente non sono molto importanti. Soprattutto è l'isola di Andros nell'arcipelago a distare solo 36 miglia da Idra, e l'arcipelago, parliamo delle Cicladi, è il vero centro di gravità del conflitto tra Lega Santa, diciamo Venezia, e Impero Ottomano. Chi controlla l'arcipelago, infatti, può tagliare le comunicazioni tra Costantinopoli, che è la capitale, principale arsenale dell'impero, e le reggenze del Nord Africa, le quali sì, non sono poi così importanti riguardo alla quantità di navi e marinai che possono fornire. Però, non a caso, questa sarà la strategia di Morosini 110 anni dopo. L'armata grossa, cioè l'armata di Vascelli, sarà sempre posizionata a Tine nell'arcipelago per impedire il ricongiungimento delle due, non metà, perché una è due terzi e l'altra è un terzo, le due parti della flotta turca, che messe insieme aumentano prodigiosamente di numero, tenute separate sono entrambe inferiori numericamente alla flotta veneziana. Non solo, significa poter impedire quel flusso continuo di rifornimenti tra l'est e l'ovest dell'impero. Come dice Clausewitz,
In guerra si deve sempre, prima di tutto, mirare a disarmare l'avversario. Se tu affronti un avversario disarmato, parti da una condizione assolutamente di vantaggio. Però non ti basta distruggere la forza militare del nemico, cosa che a Lepanto è avvenuta. Devi spezzarne la volontà di combattere. Dopo Lepanto c'è una finestra da sfruttare. Questo Sebastiano Venier e i veneziani lo sanno benissimo. Il problema di fondo che i cristiani avranno fino all'inizio del Settecento è che l'impero turco, pur con tutti i suoi infiniti difetti, è una superpotenza industriale, economica e finanziaria. L'impero turco ripropone a molti secoli di distanza quella caratteristica che ha fatto la grandezza di Roma. Perché Annibale, che pure era nettamente superiore e che ha ripetutamente annientato gli eserciti romani, alla fine ha perso, perché ogni volta Roma gli opponeva un nuovo esercito, quantitativamente e qualitativamente uguale a quello che lui aveva distrutto. In più era in grado di alimentare contemporaneamente le campagne di Scipione in Iberia, cioè fronteggiava il nemico a casa sua con un'armata equivalente e tagliava i rifornimenti dell'avversario. Roma ha conquistato il dominio del mare con un sistema piuttosto originale, conquistando tutte le coste. Naturalmente questo richiede l'organizzazione, l'efficienza e il numero dei romani. Ma l'impero turco ha comunque una capacità di ripresa formidabile. Fino agli inizi del Settecento ogni esercito e ogni flotta turca distrutta verranno rimpiazzate l'anno dopo. Venier lo sa benissimo questo, quindi sa che ha una finestra temporale, perché a primavera li avrà di nuovo di fronte. Da Petala ad Andros sono 395 miglia di mare sgombro di navi nemiche. Sono 8 giorni di navigazioni effettive e altrettanti di soste, 16 giorni per conquistare il centro di gravità della guerra, portando nell'arcipelago il nucleo principale della flotta, lasciando indietro una parte. Teniamo conto anche dell'enorme quantità di unità catturate, a far cosa? A conquistare una dietro l'altra la catena di basi che servono. Modone, Corone, Monemvasia, Nauplia, Idra. Per fare tutto questo c'è l'inverno sostanzialmente. È una teoria folle? Ma io non credo, perché Morosini nel 1684 farà esattamente questo. Solo che lo farà avendo sostanzialmente molti meno mezzi e meno risorse. C'è da dire che, come dice von Clausewitz, a volte la massima audacia è anche la massima saggezza. E il povero Venier comunque al momento si accontenterebbe di prendere Modone, perché, come dice Mana, la forza fittizia, e quella dopo Lepanto è una forza fittizia, non si può durare indefinitamente, prima o poi gli avversari vengono a scoprire le carte. Purtroppo cosa succede? Che gli interessi spagnoli sono diversi. Alla Spagna non interessa che Venezia vinca la guerra, nel senso che abbiamo visto. Gli basta a Filippo II e alla Spagna che in qualche modo l'espansionismo turco venga contenuto. Quindi il massimo interesse della Spagna in realtà è che i due avversari, Venezia e i turchi, si conservino in una sorta di instabile equilibrio. Anche perché una Venezia che vince effettivamente recupererebbe un enorme peso politico, e ricordiamoci che sullo scacchiere italiano la Venezia è sistematicamente un avversario dell'egemonia spagnola. Come conseguenza di tutto questo, Venier, che non ha da solo la forza per condurre le operazioni, è costretto a subire gli alleati, il che dà la misura di quanto pericoloso sia in guerra dover fare affidamento sugli alleati. I veneziani ripiegano su Corfù, spagnoli e pontifici rientrano alle loro basi, maltesi, toscani, tutti quanti, però i cantieri ottomani sono già al lavoro, i reclutatori anche, e nella primavera del 1572 la nuova flotta ottomana è in mare. A quel punto
Sebastiano Venier è diventato e non è più capitano generale da mare, al suo posto è stato nominato Jacopo Soranzo, che è sicuramente è un buon comandante. Di nuovo abbiamo Don Giovanni d'Astria e Marcantonio Colonna, si riuniscono e ingaggiano la flotta, questa nuova flotta turca, a Igoumitsa. Igoumitsa, tutte queste battaglie prevese Igoumitsa, le quattro giornate dello Zonchio, Modone, sono in un ridotto spazio acqueo. Igoumitsa poi è vicinissima, è davanti alla costa etolica com'è Petala, quindi siamo di nuovo nello stesso spazio che ha visto l'anno prima fronteggiarsi i due contendenti. È una sorta di vittoria, diciamo, perché il campo resta di nuovo nelle mani della Lega Santa. Sicuramente la flotta ottomana non subisce la lezione che ha subito a Punta Scrofa, si ritira a Modone, i veneziani le inseguono fino a Navarino, che è poco più su di Modone, e l'anno finisce così, perché di nuovo, invece che assestare il colpo finale, pontifici, i pontifici contano poco, ma insomma gli spagnoli rientrano in Italia. A Soranzo non resta che rientrare a Corfù. Il 7 marzo del 1573 Venezia firma la pace con la Porta. La firma esattamente alle condizioni della Porta. La firma firma il trattato che due anni prima ha rifiutato di firmare. E motivi di una pace sono l'improbabilità del successo o l'eccessivo prezzo che si dovrebbe essere pagato per conseguirlo. Dopodiché c'è sempre da dire una cosa, che l'incapacità di sfruttare le debolezze del nemico diventa una delle prime e fondamentali cause di sconfitta in guerra. Vi ricordate cosa abbiamo detto all'inizio a proposito del concetto di vittoria? Questa è Modone assediata da Morosini. Quindi, cosa è successo a Lepanto? Secondo me hanno vinto i turchi, perché hanno imposto la pace alle loro condizioni. Tra l'altro c'è sempre una osservazione così un po' banale da fare. Visto che qui a Venezia si celebra Francesco Morosini, il peloponesiaco, che ha combattuto a Candia, dove ha compiuto gesti formidabili, ed è l'uomo della riconquista della Morea. Visto che in Italia i due forse più grandi comandanti generali di terra che abbiamo avuto, o tra i più grandi, sono Raimondo di Montecuccoli, che ha creato il suo capolavoro sulla Raab alla metà del 600 nella battaglia di San Gottardo, in cui ha fermato una prima volta i turchi. Naturalmente prima è stato citato Jan Sobieski, che è re di Polonia, e tutti i comandanti dell'assedio di Vienna, dove si è fatto le ossa un giovanotto di grande sicuro avvenire noto come Eugenio di Savoia o Prince Eugen, che sarà l'uomo che libererà i Balcani dai turchi. Beh, se veramente i turchi fossero stati fermati a Lepanto, tutto questo non ci sarebbe stato. Quindi, in questa vittoria cristiana di Lepanto, a mio parere, c'è proprio davvero qualcosa che non quadra. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, dottor Moro. A questo punto, anche se con i tempi siamo un po' più lunghi del previsto, direi che possiamo aprire la fase del dibattito. Quindi chiunque volesse proporre quesiti specifici ai nostri relatori o anche semplicemente proporre all'attenzione generale ulteriori osservazioni lo può fare senz'altro. Io sono Staffio Beltrame, sono il consigliere diplomatico del presidente della Regione Zaia, che porta i suoi saluti al comandante e soprattutto agli ufficiali che frequentano il corso. E io ho ritrovato qua con grande piacere il professor Barbaro, conosciuto a Teheran. Vorrei dire alcune cose, soprattutto a beneficio degli ufficiali, riallacciandomi anche a quanto è stato detto dal professor Parsi all'inizio dell'anno accademico. Però ancora una volta chiedo scusa, voglio ricordare il comandante, il contrammiraglio Atreo, dire a tutti che è stato insignito di recente dal governo degli Stati Uniti di un prezioso riconoscimento per il suo servizio prestato a Washington. Quindi pagato. Per
pensando soprattutto alle parole che ha detto l'ammiraglio De Giorgi, cioè che la Marina è una forza combattente, io credo che la lezione da tirare dall'analisi storica di eventi tipo quello della battaglia di Lepanto sia cercare di capire quanto l'esperienza del passato può essere utile alla vita di oggi e di tutti i giorni. E vorrei proporre su questo alcune riflessioni. La prima è che l'analisi militare deve essere forzatamente complementata dall'analisi diplomatica e politica. Io chiedo venia, io sono un diplomatico, quindi è obbligato dirlo. E credo che il periodo di Lepanto è molto interessante per vari motivi. Il Cinquecento è di una straordinaria attualità. Il professor Tritaparsi, quando ha iniziato l'anno accademico, vi ha fatto un quadro molto complicato, complesso, mettete insieme un fracco di cose, un caleidoscopio di problemi a cui in realtà non si intravede una soluzione. Credo che l'analisi del mondo che ci circonda è fondamentale per capire anche i fatti d'arme. I fatti d'arme sono essenziali per capire i rapporti di forza. Il Cinquecento è di straordinaria attualità perché abbiamo molte caratteristiche della situazione che ci troviamo oggi davanti. L'aspetto della Marina genovese, dell'ammiraglio Doria, che si impegna e si impegna, però erano a contratto, ricorda, diciamo, un modo di fare guerra che si è affermato anche negli ultimi anni. Adesso si chiama contractors, diciamo, però la lezione di Machiavelli che un esercito di popolo è più leale di un esercito forse è anche una delle lezioni da guardare da Lepanto. Nel momento in cui il mondo in cui viviamo ci troviamo a combattere quello che si chiamerebbe adesso coalition warfare, come esattamente era la flotta cristiana a Lepanto, con situazioni politiche e obiettivi molto differenziati, l'attenzione alla diplomazia è fondamentale e un esercito di popolo, di una nazione, ha il suo valore, e secondo me questa è una delle lezioni che escono anche da Lepanto. Poi l'altra cosa, cioè io rispondo al professor Moro, non credo che ci siano dubbi che la guerra è stata persa, la guerra di Cipro, Cipro è andata ai turchi, però se io posso ribaltare l'argomento, se la battaglia l'avessero vinto i turchi, qual erano i loro obiettivi? Arrivare fino a Venezia. Io noto che i turchi non sono mai arrivati a Venezia, sono arrivati due volte a Vienna, la marina veneziana il secolo dopo è andata dalle loro parti, e quindi uno può discutere dell'utilità della battaglia nel contesto generale, ma la battaglia in sé credo non ci sia dubbio che sia stata vinta dalle forze cristiane nonostante i limiti di un coalition warfare, e la riprova è appunto che i turchi non sono mai arrivati fino a Venezia. E questo introduce l'ultimo elemento di cui volevo parlare, che è l'uso politico della guerra, come uno utilizza con la propaganda gli eventi bellici dandone una lettura molto di parte. Noi italiani siamo famosi perché celebriamo sempre le nostre sconfitte, no? Ricordiamo Caporetto, Adua e l'Alamein. E l'Alamein è un caso molto interessante. Credo che noi celebriamo il 28 di ottobre del 42 l'evento di l'Alamein. Se non sbaglio, il 2 novembre del 42 gli americani sono sbarcati da Dakar fino ad Orano. Quindi, tecnicamente, se gli inglesi fossero stati fermi, noi avremmo comunque perso la battaglia e loro non avrebbero perso un soldato, però comunque quella, guarda caso, è l'unica grande battaglia di terra che gli inglesi hanno vinto nella seconda guerra mondiale. Quindi quando si sono seduti al tavolo della pace hanno potuto bluffare e cercare di dire che erano al pari delle altre due grandi potenze. Cioè l'uso politico delle battaglie è molto pericoloso. Ricordo sempre, i turchi ancora oggi evocano grandi paure in noi, ma ricordo che usciamo ora da un periodo in cui il nostro vicino alle porte di casa sono stati dieci anni di guerra civile. Uno dei miti che hanno portato alla guerra civile jugoslava è la battaglia di Kosovo-Polje del 1380 e rotti, che i serbi, che poi le portano a così esempio del loro nazionalismo, peraltro hanno perso. Cioè il mito del nazionalismo serbo, che tra le cause della guerra civile jugoslava, è che quello che loro si sono sacrificati per la cristianità per salvarci dai turchi. Va a spiegare che i turchi sono arrivati fino a Vienna, quindi diciamo Kosovo-Polje non è stato molto efficace. Però diciamo la lettura politica della battaglia è molto pericolosa. Secondo me è bene che uno faccia mente locale e cerchi di capire veramente quello che è successo. Grazie.
Il problema di Lepanto però è mal posto in questo modo, perché lei inverte i termini della questione. Lepanto è un mito veneziano soprattutto, è il mito della grande vittoria, è il mito della più grande vittoria della flotta veneziana. Questi sono un po' i termini della questione. Allora andiamo a vederlo. In realtà Lepanto non è tutto questo. Non è sicuramente la più grande vittoria della flotta veneziana, che ha ottenuto ben altri risultati, e io cito soltanto i trionfi del 200 e di quelli che io considero i due più grandi dogi di Venezia, cioè i dogi Tiepolo, Lorenzo e Jacopo, da San Giovanni d'Acri e via dicendo, dove per un secolo effettivamente dominano il mare, e di cui non si sa ben perché, ma io ho la mia teoria, che cioè sostanzialmente la famiglia Tiepolo è una famiglia un po' maledetta in città dopo la faccenda di Baiamonte. È una cosa di cui né i Tiepolo né i Querini si libereranno mai, nonostante abbiano degli illustri rappresentanti. E allora i dogi Tiepolo infatti nella Sala del Maggior Consiglio non sono raffigurati. E una volta ho detto, la Sala del Maggior Consiglio è fondamentale per due ragioni: per quello che è rappresentato e per quello che non c'è. E quello che non c'è è più importante di quello che c'è. L'assenza dei due dogi a cui si devono i regolamenti marittimi, a cui si devono l'impero marittimo, non è stato conquistato con la Quarta Crociata. Dandolo alla Quarta Crociata hanno semplicemente creato le premesse perché nel secolo successivo i dogi Tiepolo e Ziani e via dicendo costruissero l'impero marittimo. È successivo. Era una, diciamo un impero di carta, sulla carta avevano diritto ad avere questo controllo di questi territori. Quindi c'è una verità effettuale, c'è una verità di propaganda. Lepanto non ferma i turchi, Lepanto è celebrata perché ha fermato i turchi sul mare a Lepanto, per via di terra a Vienna. Ma non è così. Certo, i turchi non sono arrivati fino a Venezia. Forse non gli interessava arrivare fino a Venezia. Forse era troppo complicato. Forse avevano un'altra politica. Però l'espansione nei Balcani dura fino alla fine del 600. Vengono ributtati indietro dal principe Eugenio. Quindi questo è un modo per ristabilire un po' la realtà delle cose. Oggi viene continuamente celebrato il mito di una battaglia che in realtà non è. Io parlo molto malvolentieri di Lepanto. Io non volevo neanche inserirlo in Venezia in guerra, perché secondo me non è una battaglia molto importante nella storia veneziana. È una battaglia molto sanguinosa, è una battaglia molto venduta, con gran marketing, però effettivamente non ha una rilevanza politica così straordinaria. E quindi la trovo enormemente sopravvalutata. Le conseguenze, direi, sono i turchi hanno vinto, ma oltretutto vorrei far osservare che Selim II, che è il sultano, inizia la guerra dopo l'incendio dell'arsenale dell'inverno del 1569. Questa è una circostanza che non è stata evocata finora, ma è quello, sfrutta le debolezze dell'avversario. I turchi attaccano solo quando l'arsenale di Venezia ha subito un incendio tale che le fiamme si vedono da Padova, come citano i contemporanei, e quindi cerca di sfruttare la debolezza e ha un solo obiettivo, che è Cipro. Quindi il risultato è pienamente ottenuto. Buongiorno, sono il capitano Charles Zanelli. Volevo solo far osservare una piccola cosa: se sconfitta è stata, per Venezia non è stata sconfitta totale, perché nella pace separata nel 73. E questo va merito più che nella parte marittima veneziana dei suoi diplomatici, la pace preserva Venezia dalla possibilità da parte turca di essere attaccata. Nel trattato di pace del 73 c'è quella clausola che poi creerà a Venezia mille altre complicazioni con l'impero asburgico, ancora col pontefice, sulla questione adriatica, ma Venezia riesce a ottenere la sovranità nel suo golfo. E quindi in pratica mette in opera quello che ha detto lei prima, cioè per proteggersi bisogna occupare gli spazi. Venezia, con quella piccola clausola che pochissimi storici ricordano, si preserva per il futuro dall'attacco diretto dei turchi. Piacere che sia stata ricordata questa circostanza, perché
mette in luce quello che è il problema di Lepanto e di tutte le leghe cristiane, la differenza di interessi. Venezia stipula una pace separata, giustamente si preoccupa di preservare il dominio del Golfo. Altrettanto evidentemente gli Asburgo, che ricordiamoci sono Asburgo sia a Vienna che a Madrid in quel momento, invece hanno l'obiettivo contrario, cioè contestare la sovranità veneziana del Golfo. È questo uno dei problemi fondamentali ed è per questo che dopo Lepanto la vittoria sfuma, perché gli interessi politici sono assolutamente divergenti. Non è colpa di Sebastiano Venier averli, per così dire, sottovalutati, non li ha in realtà sottovalutati, era un vizio d'origine dell'alleanza che impedisce di trasformare il successo, diremmo, tattico di Lepanto, perché questo è reale, indubbiamente la flotta turca è stata annientata in quel di Lepanto. Purtroppo però loro avevano la capacità di ricostruirne un'altra nella primavera successiva. Questa finestra temporale, questa è il succo, dopodiché è chiaro, io anche mi diverto un po' a esagerare i toni, perché se no la faccenda sfuma un po' e dico ma Lepanto ha vinto i turchi, è chiaro che ha vinto la Lega Santa sul campo, però è stata una vittoria sprecata o perduta, come dice, perché? Per il contrasto tra gli alleati. Questo è un elemento che va sempre tenuto presente. Oggi, in cui si combattono solo guerre d'alleanza, non c'è più nessuno che fa una guerra individuale, diciamo, uno Stato sovrano che affronta da solo. Ecco, le guerre d'alleanza presentano questa enorme problematica che Lepanto ci permette, con la distanza della storia e la gravità degli eventi, di mettere in risalto meraviglioso. Cioè, possiamo anche parlare tranquillamente, credo, di Lepanto, anche se a dire la verità qua a Venezia è un argomento molto, cioè è successo ieri, quindi è un argomento delicatissimo, però mette in risalto tutti questi aspetti. L'interesse di Lepanto è proprio questo. Come tanto sangue sostanzialmente sia stato versato, non dico inutilmente, ma si poteva effettivamente ottenere il risultato. E perché è successo? Perché l'alleanza aveva una pericolosissima crepa all'origine nella radicale differenza di interessi dei due principali. Sono un ammiraglio Host, lei ha sicuramente ragione, però pongo due domande. La seconda guerra mondiale è stata vinta o è stata persa in relazione all'inizio della guerra fredda? La guerra del Golfo del 91 è stata vinta nella liberazione del Kuwait, quando poi Saddam Hussein è vissuto per altri 11 anni? Allora, alla prima domanda, da chi è stata vinta o è stata persa? Chi l'ha vinta? L'hanno vinta gli americani e i russi, tutti gli altri l'hanno persa. No, mica tanto. Secondo me no, è una vittoria, ecco, ragionando sul mio metro, vabbè, per carità, sta di fatto che, come ragiono io a questo punto, che è il mio punto di vista, e io questo vi do, io non ho nessuna pretesa di darvi una risposta a delle domande, io vi fornisco quello che è semplicemente la mia opinione. So benissimo che ho delle opinioni di minoranza e delle opinioni assolutamente poco ortodosse, però ci sono terribilmente affezionato, devo dire. Perché gli inglesi hanno perso la seconda guerra mondiale? Perché nel 1939 avevano un impero, nel 1947 questo impero non ce l'hanno più. Non solo, la decadenza dell'Inghilterra è tale che tutto sommato fino a qualche anno fa si discettava se l'Italia fosse una potenza economica superiore, pari, leggermente inferiore alla Gran Bretagna. Adesso non so come sia, perché devo dire la sfida del PIL non mi appassiona per niente, le cifre secondo me sono manipolabili in maniera meravigliosa, quindi non è tanto affidabile, però diciamo è chiaramente una potenza di secondo ordine, avrà il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, questo è un dato di fatto, però in realtà come ha usato una volta qualcuno giornalisticamente ha detto, è la scialuppa di salvataggio della nave americana. In effetti capisco che sono anglosassoni, tendenzialmente hanno delle affinità, ma che Inghilterra e Stati Uniti siano sempre
abbiano sempre la stessa politica, combattano le stesse battaglie e siano sempre dalla stessa parte, vuol dire che gli inglesi semplicemente si accodano alla politica americana, non accade viceversa. Quindi sicuramente gli Stati Uniti hanno vinto la seconda guerra mondiale, sono diventati diciamo la prima delle due superpotenze per lungo periodo. Quando è crollata l'Unione Sovietica sono stati per un certo periodo la superpotenza. Adesso i cinesi probabilmente gli stanno correndo dietro, gli americani hanno il fiato corto, c'è ancora una bella distanza, però non so se verrà colmata, forse sì, forse no. Questa è la sfida della quarta guerra mondiale, che è quella che è in corso e che riguarda chiaramente gli Stati Uniti e quanti vogliono stare con loro, i cinesi e quanti vogliono stare con loro. Qua la faccenda è molto complessa, naturalmente, però la seconda ha visto gli europei, tutti, sicuramente sconfitti. Ecco, la grande guerra civile europea è iniziata, c'è stato un autore, Romolotti, ha scritto un libro che era un diplomatico, tra l'altro, un libro che a me è sempre piaciuto da morire, 1914, suicidio d'Europa. L'Europa nell'agosto del 1914 si è suicidata e i risultati, siamo diventati quella che era la Grecia per i romani, una terra dove c'è tanta cultura, molte bellezze artistiche, dove si mangia e si vive bene, dove ci sono filosofi interessanti, però politicamente purtroppo siamo diventati dei nani, ma tutti quanti, dalla Germania alla Francia, e separati, credo che non andremo mai da nessuna parte. Sì, ma io volevo obiettare su un concetto. Dopo 7 anni di guerra mondiale, è iniziata la guerra fredda dopo 3 anni. Cioè, lei dice, Lepanto è stato inutile perché ha fatto 30.000 morti complessivamente e dopo un anno di nuovo la flotta turca è uscita in mare. Bene, io le dico, la seconda guerra mondiale ha fatto 50 milioni di morti, con 7 anni di guerra ha fatto riscatenare una guerra successiva senza combattere, grazie a Dio, dopo 3 anni. Quindi tante guerre non concludono il problema. Non sto dicendo chi è stato il vincitore o meno, dico soltanto che è stata una guerra che non ha concluso niente. No, lei ha perfettamente ragione. La mia personale opinione, però, che ho cercato di comunicare nell'intervento, forse non sono stato abbastanza chiaro, è che la guerra non è un momento separato dalla pace. In realtà la guerra si combatte, come ho citato i due autori cinesi di Guerra senza limite, e siamo sempre, è la condizione dell'uomo, di essere in conflitto. E questo è qua, a questo punto mi tocca scomodare due filosofi. Uno è Hegel, il quale faceva osservare che la gazzella bruca tranquillamente l'erbetta tra le zampe del leone se il leone ha mangiato, e il leone non la salterà mai addosso alla gazzella, cosa che invece ogni essere umano farebbe per il puro gusto di avere magari le corna appese al muro. E Seneca, il quale diceva, tra due soggetti che hanno qualcosa in comune di che gli interessa entrambi, c'è sempre un conflitto. Allora, definiamo la guerra come l'hanno definita Clausewitz, Liddell'Art e tutti gli altri, perché sono molto coerenti su questo, come, diceva Clausewitz, la continuazione della politica con altri mezzi, cioè spariamo invece che scrivere note diplomatiche. Ma non è che le note diplomatiche facciano meno male e provochino meno danni e provochino meno morti. Ecco, questa è la mia personale opinione. Quindi in questo stato di conflitto permanente purtroppo non c'è una linea di frattura. E per questo, anche se gli storici, ovviamente gli storici vanno sempre alla ricerca dei momenti cruciali, piace tanto, c'è il momento di svolta, è ovvio, si cerca, la nostra mente, la mente umana cerca di isolare dei momenti, dei personaggi, delle situazioni che spieghino tutto quello che avviene dopo. Invece purtroppo temo non sia così, bisogna un po' sfumare su un discorso di continuità. E in questi termini anche la guerra va rimessa nella continuità, nel flusso della storia. Chiedo scusa se tolgo la parola al pubblico momentaneamente per inserirmi anch'io in questo dibattito, ma sul fatto di chi abbia vinto e chi abbia perso a Lepanto, secondo me c'è anche un'altra prospettiva che bisogna considerare, ed è questa.
Sostanzialmente all'epoca i contendenti, da una parte e dall'altra, secondo me, erano in sospeso fra due modi di vedere la situazione e anche di analizzare il mondo, diciamo così. Da un certo punto di vista, tutti i poteri dell'epoca, le potenze dell'epoca, si comportavano come qualunque potenza in qualunque epoca, e cioè cercavano il proprio interesse concreto, cercavano di evitare di farsi coinvolgere da questioni ideali, ideologiche, fino a perdere di vista l'interesse concreto. Così il re Filippo fino all'ultimo cerca di evitare di essere coinvolto in questa alleanza con i veneziani, che alla Spagna come potenza non serve a niente, per esempio. Ecco. E da questo punto di vista, finché questi governi ragionano nella prospettiva di potenza, tutto ciò che fa bene a noi va bene, per il resto la Spagna, il turco, per noi è uguale. Se il turco attacca la Spagna invece di attaccare noi, a noi veneziani va benissimo, buona fortuna, perché il gioco comunque è sempre noi da un lato e tutti gli altri dall'altra. In questa e dall'altro punto di vista invece c'era un altro modo di vedere le cose, che loro per la loro formazione culturale comunque avevano un po' in testa, e cioè no, invece bisogna schierarsi per motivi ideali, e i motivi ideali in quel momento erano qui noi cristiani e dall'altra i maledetti infedeli. E anche i turchi naturalmente ragionavano così, anche gli ottomani ragionavano così, noi quelli che seguono la vera fede, noi musulmani, e dall'altra i maledetti infedeli. E quindi questa visione manichea delle cose, che magari ti portava anche a fare delle cose che non erano così vantaggiose, perché ti lasciavi prendere da questo entusiasmo che pure faceva parte del loro modo di essere. No, ecco. Si arriva a Lepanto perché la forza di Papa Pio V riesce a, come dire, a convincere i governi cristiani che le due cose si sovrappongono. Riesce a convincere il Papa, sia Venezia sia il re di Spagna, che in quel momento, in quella situazione, gli interessi di potenza dei loro stati coincidono con l'idea di una grande alleanza cristiana. Per un momento ci riesce, poi quasi subito questi governi aprono gli occhi, fanno i conti delle spese, dei costi e dei vantaggi e escono da questa ubriacatura e ritornano a ragionare invece in termini dei propri interessi di potenza. Venezia fa quello che il re Filippo prevedeva e temeva fin dall'inizio. Filippo, prima di firmare, quando cerca ancora di resistere, dice al Papa: ma io sono sicuro che i veneziani, appena gli conviene, mi mollano e fanno la pace separata col turco. E questo è esattamente quello che i veneziani faranno. Ora, quindi, da questo punto di vista, uno deve poi fare i bilanci e può dire: da questo punto di vista effettivamente hanno vinto i turchi. Venezia ha pareggiato, tutto sommato, però alla fine il pareggio ce l'aveva già in tasca gratis 2 anni prima e invece ha dovuto comprarlo a caro prezzo dopo. Il re ci ha soltanto perso, ha combattuto una guerra che non era la sua. Ecco, però c'è anche un'altra dimensione sotto cui bisogna guardare le cose, che è la dimensione comunque della costruzione poi della memoria collettiva, che serve come mobilitazione anche per il futuro. Da questo punto di vista Lepanto non è stata inutile ed è stato anzi un grande momento storico, grande nel senso che ha avuto conseguenze forti, perché quell'avvenimento conservato nella memoria collettiva, e nella memoria collettiva si è impresso con un enorme impatto fin dall'inizio, nella memoria collettiva del mondo cattolico, no? Ecco. Quell'evento invece ha convalidato il punto di vista del Papa, ha fissato nella cultura collettiva del mondo cattolico questa idea che invece no, che invece c'è lo scontro di civiltà, per usare i termini moderni, che invece è giusto ed è bello e si ottengono grandi risultati quando ci si schiera tutti noi cristiani contro tutti loro maledetti infedeli. E quindi in qualche modo questo è rimasto, questa è una parola d'ordine che ha potuto essere evocata in seguito, e che viene evocata perfino adesso, no? Da chi vuole incitare a vedere le cose in questo modo, il bianco contro il nero, i buoni contro i cattivi, e in questo senso Pio V ha vinto a Lepanto, probabilmente, ha creato un mito che ha poco a che fare con gli interessi concreti del momento, ma che è rimasto parte della nostra civiltà da allora.
Scusate se sto seduto per un'invalidità di guerra. Io dico una cosa, molto interessante quello che hanno detto tutti. È stato un grande insegnamento per me. Però io dico, se non ci fosse stato Lepanto, cosa sarebbe avvenuto? Questo per me è il punto cruciale. Perché ricordiamoci che la flotta turca era Lepanto non per caso, non per contrastare la Lega Santa, ma loro dovevano prendersi l'Adriatico. Loro erano arrivati in Dalmazia, non a Zara per fortuna, e hanno scoiato vivo i governatori veneziani. Tant'è vero che Bragadin, di cui io conservo il cognome, è stato l'epigono, l'ultimo che ha avuto quel supplizio e non è stato mai citato in prima pagina, intanto in quanto la battaglia di Lepanto ha offuscato le idee, cioè il martirio di Bragadin è stato messo in secondo ordine. Tanto più che a Lepanto non c'erano i Bragadini, erano 15, oltre i 3 che sono morti a Cipro, erano 15, 2 dei quali comandavano le famose galeazze. Quindi erano una questione di vita e di morte. Io credo che proprio Lepanto abbia servito a fronteggiare questo tremendo ostacolo, perché ricordiamoci che i turchi volevano andare alla Grande Mela, volevano andare a Roma, e questo qua è un punto di vista non solo veneziano, io sono veneziano, ma italiano in generale. Eravamo proprio la vasca scoperta di quello che era l'obiettivo del turco. Averli fermati a Lepanto, o Corsolario, come si vuol chiamare, è stato un dato fondamentale che ha detto: non passarono, voi non passate. Che poi il turco abbia detto: noi vi abbiamo tolto un braccio e voi ci avete tagliato la barba, per dire che la vostra vittoria è stata nulla sul campo, ma il nostro obiettivo era quello di prendere Cipro, che ricordiamoci la madre di Cipro era una veneziana e quindi aveva in tutte le maniere ostacolato questa invadenza. E questo è il valore di Cipro che noi ricordiamo con orgoglio ancora adesso noi veneziani, perché ha fermato quello che i turchi avrebbero certamente conquistato sul mare, che dopo tentato sulla terra con Vienna. Ecco, questa è la mia modesta opinione. Scusate se sbaglio. Grazie, purtroppo non abbiamo ancora molto tempo, però volevo, prima di poi passare la parola al mio comandante, dare un attimo voce ai nostri ufficiali frequentatori. Sono il capitano di corvetta Americo. Volevo fare una domanda al dottor Moro. Di fatto era quello che poi il professor Barbero ha accennato, anche la questione dello scontro di civiltà. Non a caso in un incontro con l'ammiraglio Ferrante al Circolo si è parlato che proprio ultimamente, dopo l'11 settembre, anche negli Stati Uniti si parla di Lepanto, addirittura si parla di una nuova Lepanto. Dato che il dottor Moro ha spiegato nel dettaglio, insomma, quali sono le motivazioni o le cause che hanno portato alla cosiddetta vittoria perduta, volevo sapere il suo parere, mentre il professor Barbero, insomma, ha già accennato qualcosa, il fatto che di fatto Pio V si può dire sia stato il vero vincitore di Lepanto. Grazie. Da un punto di vista della concretezza politica, il vincitore di Lepanto sono i turchi, l'ho detto e lo ripeto, e questa è la mia opinione, anche perché devo dire quello era Cipro era l'obiettivo dei turchi, Cipro si sono presi. Non ho l'opinione che volessero arrivare a Venezia o a Roma nel 1571, a loro interessava Cipro. E a dire la verità, una cosa che non viene ricordata è che tutto sommato nella scarsa energia con cui gli spagnoli combatterono per la difesa di Cipro, si è ricordato di passaggio la crociera inutile della flotta della Lega Santa dell'anno precedente, del 1570, con Gerolamo Zane, e di nuovo Marco Antonio Colonna, che arriva fino vicino a Cipro e torna indietro senza nulla concludere. Non si ricorda che, per carità, Gerolamo Zane ha delle gravissime colpe,
perché con le navi che aveva avrebbe potuto cercare di bloccare i trasporti turchi che stavano portando il corpo di invasione sull'isola. E questo, a dire la verità, Nicolò Dandolo e Astorre II, Nicolò Dandolo era il provveditore di Cipro, e Astorre II Baglioni, che era il comandante militare delle forze di terra a Cipro, questo si aspettavano, e Gerolamo Zarni per questo è stato processato, perché non è intervenuto e aveva delle ottime possibilità, se non altro, di infliggere dei danni molto gravi, se non di fermare addirittura l'invasione. Ma la scarsissima energia con cui gli spagnoli combattono per Cipro deriva dallo scontro ferocissimo che da secoli ormai c'è sull'isola per il suo controllo tra veneziani e aragonesi. Perché è stato ricordato che Caterina Cornaro è veneziana, però cerchiamo di ricordarci anche che lei va a sposa, diventa la moglie di Lusignano, mi pare sia Guido II, però scusatemi, in questo momento potrei anche sbagliarmi. Cosa dice? È Guido II di Lusignano? Giacomo II, ecco, Giacomo II di Lusignano. E viene perché gli interessi di famiglia della famiglia Corner sono enormi, sono i grandissimi latifondisti, sono i monopolisti dello zucchero su Cipro, e i loro grandi avversari sono i catalani, cioè gli aragonesi, cioè una fetta di quello che è diventato il Regno di Spagna unificato. E arrivano al punto che si fronteggiano militarmente. Venezia manda ripetutamente navi sue a sostegno delle posizioni, chiamiamole dei Corner, ma insomma delle posizioni veneziane sull'isola in funzione anticatalana. E ricordiamoci anche che i Corner hanno prima ammazzato Giacomo II di Lusignano, dopo hanno ammazzato suo figlio, perché questo è un dato di fatto, cioè lo zio ha ammazzato il nipote perché Elena Cornaro non voleva in nessun modo consegnare l'isola alla Repubblica, che addirittura è stata prelevata a forza da una squadra navale, Caterina Cornaro è stata prelevata a forza da una squadra navale e portata a Venezia, e lei si è presentata a bordo della nave vestita a lutto, perché sapeva benissimo che i suoi familiari, per ordine del Consiglio dei Dieci, avevano prima ammazzato suo marito, dopo suo figlio, e dopo lo avevano portato via il regno, che lei non voleva consegnare a Venezia. E che nell'isola esisteva un contrasto enorme tra i baroni discendenti, baroni della nobiltà di origine franca, e comunque profuga del Regno di Gerusalemme, e i nuovi venuti veneziani, che trattavano l'isola come una colonia. E faccio un piccolo inciso, si parla sempre di cristiani, ma cerchiamo di ricordarci che i cristiani ortodossi erano ferocemente antilatini, combattevano con i turchi ed erano soprattutto antiveneziani. Quando arrivavano i turchi nei possedimenti veneziani, i greci festeggiavano ovunque, da Cipro a Candia, da Modone a Corinto. Questa è una cosa che si ripete ossessivamente. Questo libro, Venezia in guerra, è nato in questo modo qualche anno fa. Il suo primo editore mi fai questo libro, perché avevo incaricato due autori, uno veneziano e uno greco. Quello greco è una donna, è una storica che insegna all'MIT a Boston e che è stata anche ospite qua dell'Istituto di Studi Militari Marittimi. Ha litigato con il veneziano perché... Ma guardate che noi proprio non vi sopportavamo. Volevano intitolarli i bastioni di pace, questo libro. Ma cosa bastioni di pace? Eravamo i vostri schiavi. E questo è tanto vero che la complessità dei rapporti delle comunità cristiane dentro l'impero è così profonda che una cosa di cui ci si dimentica sempre è che un terzo esatto dell'esercito ottomano all'assedio di Vienna era composto da ungheresi, cristiani, in gran parte protestanti, e che quella campagna comincia perché sono i principi protestanti di Transilvania che eccitano e provocano l'intervento del sultano. E chiudo con un'osservazione sui serbi. Nel 1700 a San Pietroburgo arriva una missione diplomatica serba e chiede allo zar aiuto contro i turchi. E fanno: ma senti,
cosa siete venuti a fare fin qua, che io ho delle difficoltà, non confino neanche direttamente, poi insomma i turchi sono forti e ci sono 100.000 problemi, non posso portarvi aiuto diretto, perché non siete andati a Vienna? La risposta degli ambasciatori serbi è questa: perché la guerra col turco prima o poi finisce, quella col gesuita non finisce mai. Togliersi dalla testa i cristiani contro i musulmani non è proprio andata così.